Vi siete mai chiesti che velocità può raggiungere un cane che corre? Molte razze canine possono raggiungere velocità decisamente maggiori degli umani e superare anche gli atleti più veloci del mondo. Esistono anche alcune razze che non corrono affatto, come il bulldog inglese o il carlino. Ma in questo video ci concentreremo sui cuccioli che amano sprecciare in libertà e sono capaci di seminarci in un battibaleno. Numero 10. Levriero. Il levriero è la razza canina più veloce al mondo. Molti allevatori selezionano gli individui più promettenti, li fanno accoppiare e danno vita ad altri cuccioli destinati a diventare campioni nella corsa. Secondo il manuale Greyhounds Pets of America, il levriero può correre fino a 72 km orari, più di una macchina in un centro abitato. Questo cane ama saettare all'aria aperta, ma in casa adotta un comportamento rilassato. Una volta scaricate le sue energie con delle corse ad altissima velocità, il levriero ama sonnecchiare sul divano e lasciarsi coccolare dai padroni. Questo gigante gentile può diventare un compagno ideale per le famiglie impegnate con figli grandi e autosufficienti, che possono accompagnarli al parco una volta al giorno per lasciarli correre in libertà ed esprimere la loro natura da corridori. Il levriero è un cane dall'aspetto particolare, con un corpo snello e zampe lunghe. Si raffredda facilmente, quindi in inverno si raccomanda di coprirlo con un maglioncino. Numero 9. Jack Russell Terrier. Il Jack Russell Terrier è il cane più piccolo di questa lista sulle razze più veloci. Tutti conoscono questi cani carichi di energia, nati per cacciare le volpi e amanti della famiglia. Il Jack Russell Terrier è un cane piuttosto impegnativo che richiede stimoli frequenti, tante attenzioni e attività fisica in abbondanza. Non soffre di problemi di salute gravi o ricorrenti, come il più moderno Fox Terrier. Ma anche questo cane discende dai cuccioli allevati dal reverendo John Russell nel primo XIX secolo. La razza prende il nome dal suo scopritore. Il Jack Russell Terrier è un'ottima aggiunta alla famiglia. Ha una lunga aspettativa di vita e una buona salute. In origine veniva usato per accompagnare gli uomini durante la caccia alla volpe, ma anche alla marmotta e al tasso. È un cane intelligente, atletico, impavido e rumoroso. Se non riceve gli stimoli di cui ha bisogno, può diventare dispettoso e distruttivo. Ha la tendenza ad annoiarsi facilmente e a trovare i modi più chiassosi per divertirsi in autonomia se viene lasciato da solo troppo a lungo. Numero 8. Borzoi. Il Borzoi, conosciuto anche come levriero russo, è stato allevato in origine per cacciare i lupi. Oggi questo cucciolo altolocato è un ottimo animale domestico che all'occorrenza può essere anche molto indipendente. Discende dai cani da lavoro degli immigrati che dall'Asia centrale si sono trasferiti in Russia prima del XVII secolo. Borzoi è la forma maschile singolare di un aggettivo russo che significa veloce e testimonia le sue buone doti come cane da corsa. Ha un aspetto molto simile al levriero afghano, il Saluki e il Taigan, provenienti dall'Asia centrale. I maschi di Borzoi possono pesare più di 45 kg e misurare quasi 80 cm di altezza fino alla spalla, mentre le femmine sfiorano a malapena i 66 cm. Nonostante la stazza, ha un portamento fiero ed elegante. Il mantello del Borzoi può assumere diversi colori, ma è sempre setoso e spesso ondulato. In inverno il pelo si infittisce, quindi l'estate potete aspettarvi abbondanti nevicate di peli. Il suo passatempo preferito sono gli scatti di velocità, perciò attenti al guinzaglio. Numero 7. Wisla. Il bracco ungherese è un cane vivace, amichevole e gentile, di taglia media, dal temperamento molto giocoso. È nato in Ungheria come cane da riporto, ma è diventato rapidamente uno degli animali domestici più amati dentro e fuori dai confini del paese. Il Wisla è molto affettuoso con gli umani e ottiene grandi risultati anche nello sport. Sebbene sia stato allevato per cacciare il pollame e la selvaggina, ha sviluppato un'ottima attitudine verso la corsa professionale e un comportamento docile che lo rende perfetto anche per i bambini. È nato per lavorare nelle fattorie, nelle foreste e lungo i corsi d'acqua, quindi ha un carattere coraggioso e protettivo nei confronti della famiglia e gli altri animali. È comunque un cucciolo giocoso, delicato e sensibile. Ha un naso rossastro che distingue la razza e richiama il colore del mantello. Un cane simile dal naso nero, marrone o rosa indica una razza diversa o contaminata. Gli occhi e le unghie di un vero bracco ungherese dovrebbero avere una sfumatura simile. Il Wisla ha un ottimo olfatto ed è molto semplice da addestrare. Numero 6. Pastore tedesco. Il pastore tedesco è il secondo cane più popolare al mondo.
il secondo più adottato negli Stati Uniti e il settimo nel Regno Unito, secondo l'American Kennel Club. Se state pensando di prendere un pastore tedesco, tenete in mente che si tratta di un cane molto energico, che ha bisogno di molto spazio per giocare e fare movimento. Questo cucciolo è molto devoto nei confronti del padrone e si rivela un compagno perfetto per chiunque, dai civili ai militari. Nel Regno Unito, dalla fine della Prima Guerra Mondiale al 1977, la razza è stata conosciuta ufficialmente col nome di cane lupo alsaziano, ma ormai è noto in tutto il mondo come cane da pastore tedesco. Nonostante il suo aspetto lupesco, è una razza piuttosto recente, che risale al 1899. Come dice il nome, è un cane da pastore allevato inizialmente per riunire e controllare le pecore. Nel tempo è diventata una razza molto richiesta per tanti tipi di lavoro, inclusi l'assistenza ai disabili, le operazioni di ricerca a dispersi, compiti militari e persino nella recitazione. La sua popolarità deriva dalla forza, l'intelligenza, l'obbedienza e la facilità di addestramento. Numero 5. Whippet. Il Whippet è un cane svelto, giocoso, delicato e leale, che discende dal levriero. Le sue caratteristiche lo rendono uno degli animali domestici più popolari al mondo. È un cane di taglia media che ricorda un levriero in miniatura. La corsa, le gare di agilità, il nuoto e il riporto sono solo alcuni degli sport canini in cui eccelle. Il nome Whippet deriva da un termine del XVII secolo ormai obsoleto che significa muoversi velocemente. E il cucciolo detiene infatti il record di corsa nella sua fascia di peso. Potrebbe essere persino la razza canina che riesce ad accelerare più velocemente del mondo. I Whippet sono stati allevati per cacciare a vista ed erano abituati a sfrecciare nei campi aperti alla ricerca di prede da rincorrere. A metà del XIX secolo l'allevamento ha iniziato a virare verso la corsa, praticata in modo più crudo del solito. Un uomo, solitamente il giudice di gara, manteneva i partecipanti al guinzaglio e li lasciava tutti insieme all'improvviso, spingendoli a scattare verso i loro padroni che si trovavano dall'altra parte della pista e sventolavano dei fazzoletti per attirarli. Numero 4. Dalmata. Il dalmata è un animale domestico molto popolare, perfetto per chi desidera un compagno per l'attività fisica. Ha un alto tasso di resistenza alla fatica che lo rende un partner perfetto per le maratone di corsa. Il dalmata è attento, atletico, vivace e soprattutto attivo. Ama il divertimento, correre negli spazi aperti e giocare col suo padrone. Le sue zampe potenti gli permettono di sfrecciare una velocità di 60 km orari, poco meno del levriero. In origine il dalmata veniva usato per fare la guardia ai confini della Dalmazia, la regione da cui prende il nome, che in passato si trovava nel territorio che oggi chiamiamo Croazia. La sua rapidità è in netto contrasto con una certa goffaggine che deriva dall'eccessiva attenzione che presta ai dettagli. In passato i dalmata venivano usati come cani da caccia, da battaglia e da guardia. Sono cani devoti ai loro padroni e alle persone di cui si fidano, ma tendono a mostrarsi aggressivi nei confronti di umani e cani che non conoscono. Numero 3. Levriero scozzese. Sebbene la variante scozzese sia piuttosto diversa dal classico levriero snello a pelo corto, questo cane è comunque amichevole e tranquillo, e si adatta facilmente alla vita in famiglia. Fino alla fine del XIX secolo, questo animale veniva usato per la caccia al cervo rosso. Non a caso il suo nome inglese, Deerhound, fa riferimento al deer, il cervo. Uno o due esemplari venivano posizionati il più vicino possibile ad un cervo rosso e poi rilasciati per l'attacco finale, che avveniva nell'arco di pochi secondi o mai più. Il prezzo per la sua notevole velocità, infatti, è una scarsa resistenza alla fatica, che lo costringe a fermarsi continuamente. Il levriero scozzese è un animale socievole, conosciuto per la sua docilità e la voglia di soddisfare il padrone. Dall'altro lato rimane un cacciatore provetto, allevato per anni per la caccia agli animali selvatici. Come risultato, questo cucciolo addomesticato ama rincorrere le persone e gli oggetti che commettono l'errore di tagliargli la strada. Da piccolo ha bisogno di molto moto per svilupparsi correttamente e rimanere in salute. Meglio se all'interno di un'area controllata e recintata. Numero 2. Levriero afghano. Il levriero afghano è una delle razze canine più antiche al mondo e si ritiene che abiti il pianeta da migliaia di anni. Nonostante un aspetto snob e raffinato, questo cucciolo ha un atteggiamento piuttosto goffo che farebbe innamorare chiunque. Negli altipiani ghiacciati dell'Afghanistan, questa razza viene allevata appositamente per le sue caratteristiche peculiari e prende il nome di Tazi Spey,
Il levriero afghano è comparso in diversi film e programmi televisivi a causa del suo aspetto distintivo. Tra i più famosi ricordiamo i cartoni Balto e Liri e il Vagabondo 2, ma non possiamo dimenticare i suoi cameo nella Carica dei 101 e la Carica dei 102, in cui appare come uno dei lacchè di Crudelia Demon. Numero 1. Saluki. Per migliaia di anni le persone si sono meravigliate della bellezza del Saluki. Proprio come i migliori atleti o ballerini, questi cuccioli hanno un corpo snello e zampe lunghe, ma forti e perfettamente bilanciate. Le femmine sono solitamente molto più piccole dei maschi, con un'altezza alla spalla che varia tra i 58 e i 71 cm. Hanno un pelo di colori variopinti e occhi ovali che trasmettono calore e intelligenza. Il Saluki è forse la prima razza canina ad essere stata domesticata nel mondo. È considerato il cane reale egiziano. Quando Alessandro Magno ha invaso l'India nel 329, la sua razza era già considerata unica e peculiare. Il Saluki è un animale versatile, capace di adattarsi a qualunque compito e ambiente. È una creatura adorabile, ma richiede un grande impegno e molta attività fisica per mantenersi in buona salute. Ha bisogno di essere portato a spasso al guinzaglio più volte al giorno, ma andrebbe mantenuto al riparo dalle aree troppo trafficate. Quando è annoiato o triste, come tanti altri cani, può cercare di scappare o esibire un comportamento distruttivo. Taccionate alte e un mare di giocattoli sono essenziali. Quale di queste razze canine più veloci della luce vi ha stupito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.